Allora, subito immediato post partita, Real Monterotondo scalo travolgente 4-0 contro il Eur. Addirittura dalle notizie che arrivano, da confermare soltanto l'ufficialità, il Real Monterotondo scalo è primo in classifica. E adesso, mister Centioni, devi fare un po' il pompiere. No. Stiamo facendo bene, oggi è una partita difficile, i ragazzi sono stati bravi a renderla, a metterla sui binari giusti, siamo entrati molto concentrati, molto aggressivi, non abbiamo dato spazi al Campus Euro che sapevamo che potevano avere qualche arma sulle ripartenze, invece siamo stati bravi, devo fare proprio i complimenti alla squadra. Per il resto dobbiamo continuare così su questa strada, non dobbiamo guardare la classifica perché tanto siamo alla settima giornata, insomma c'è niente da guardare, noi dobbiamo fare i nostri 40 e poi vediamo. Allora, hai messo nel secondo tempo Gianluca De Dominici e ha fatto gol, hai messo nel secondo tempo Fiorucci e ha fatto gol. Mister, quando tu hai giocatori così vuol dire tanti titolari? Io l'ho sempre detto, c'è una squadra, una rosa completa di 24 giocatori che mi consente di fare cambi in corsa, anche divertente poter cambiare la partita, cambiare assetto, anche oggi abbiamo cambiato sistema di gioco in corsa durante la partita due volte, domenica scorsa lo stesso, in questo modo riusciamo a mettere in difficoltà anche gli avversari, adattarci alla situazione che si crea in quella partita, quindi ragazzi sono stati bravi. Devo ringraziarli soprattutto per la disponibilità che mi danno sia la domenica che anche durante gli allenamenti. Mister, a questo punto che paletto metti? No, il paletto è sempre quello, 40 punti. Quelli sono i punti che dobbiamo fare e poi dopo vediamo. Dico soltanto un nome che a me è sembrato veramente oggi stratosferico. Simone Abbondanza oggi è stato veramente al di sopra di ogni... Ma io... penso di guardare i singoli, io guardo la prestazione di squadra, oggi ha fatto bene lui, hanno fatto bene altri, domenica scorsa, cioè insomma è inutile stare a guardare i singoli, io guardo che sta facendo bene la squadra. Complimenti a mister Centioni che dovrebbe essere il mister primo in classifica al campionato di eccellenza a Gironea. Grazie, ma non è così.